Continuiamo sull'onda della globalizzazione, perché parliamo di un settore globale per eccellenza, quello dei call center. Lo facciamo con un'intervista ad Angelo Pisani dei Pali e Dispari, che ha appena girato un film proprio sull'argomento dei call center. Fabrizio Casalino. Il rapporto fra cinema e telefono è antico e pieno di sorprese. Lungo i cavi telefonici si decidono amori, morti, scherzi leggendari e comunicazioni extraterrestri. Ma negli ultimi anni le vecchie cornette sono state sostituite da più comodi ed efficienti archetti con microfono e cuffie. È l'ora del call center. Il call center è un luogo non luogo, nel senso che è un posto dove ci sono delle determinate regole, dei determinati codici, e dove si racchiude, si raccoglie il precariato nella sua essenza più drammatica. Lei non mi crederà, ma una stagione della propria giovinezza bruciata in un call center può essere un'esperienza altamente formativa. Perché di fatto è una scuola di vita. Durante il servizio militare tu hai delle regole molto ferre, e al call center è la stessa cosa, e poi è come la naia, perché durante il servizio militare tu servi lo Stato, che però non ha una faccia precisa, e al call center tu lavori per questo call center che ha una faccia che tu non conosci. L'unica faccia che tu conosci è quella del responsabile, che non ti è mai simpatico, chiaramente. Una tecnica importante è quella di non dare quasi mai tempo alla persona a cui hai telefonato di rispondere. Nel momento in cui la persona interpellata riesce a rispondere, la macchina si inceppa. Tecnica di difesa è o essere ancora più pressante di loro, e quindi al momento in cui loro partono aggredirli subito, e quindi magari avere un tono di voce più alto e non sempre educatissimo. Pasqualgio, andrò a questo! Farò un'interpellanza alla camera! O lasciarli parlare e non ascoltarli. Non perdiamo il ritmo. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. In ogni caso è frustrante per chi riceve la telefonata, perché magari sta perdendo del tempo, ma è molto più frustrante per chi la deve fare, soprattutto perché magari non ha altre possibilità, perché quello è l'unico lavoro che hai, quindi l'unico modo per sopravvivere. È una guerra fra poveri e non c'è un vincitore, ci sono soltanto perdenti.